In questo breve video, un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile su Parallelo Oggi 42 lavorare su con il dubbio Attivo. è indispensabile. L'assoluto è stato sospeso dal relativo e dall'interattivo, dice Steven Hall in un editoriale di Domus, credo nell'ultimo. In questo caso non si parla del paralizzante dubbio amletico, ma della necessità di ampliare l'ascolto e di comprendere molteplici sfumature. Che cos'è il restauro Bella timido? domanda. Dunque, il restauro timido è nato circa una ventina di anni fa. La premessa è che mio padre si è sempre occupato di restauri, quindi abbiamo 70 70 anni anni di di restauri, delle restauri. cose incredibili. Abbiamo una biodiversità enorme, abbiamo una diversità genetica gigantesca, abbiamo anche una diversità di materiali, di sapienza artigianale che ogni 20 km cambia. Quindi questa è una cosa incredibile, non ce l'ha nessuno nel mondo. Vuol dire che noi dobbiamo, per esempio, noi abbiamo reinventato questa cosa di conciatetti, non so se sapete cos'è. Sono quei artigiani che da 200-300 anni si occupano della manutenzione dei tetti, senza l'utilizzo dei ponteggi, perché c'è una tradizione così, a metà tra gli scalatori e i muratori. Questi sono artigiani, abbiamo tutta una serie di imprese, abbiamo una scuola con l'associazione Secco Suardo, abbiamo fatto questi corsi e abbiamo fatto una ventina di interventi importanti, anche castelli, ville, palladiane, edifici molto importanti in cui no, il costo dei ponteggi sapete che è circa la metà, e quindi non usando i ponteggi, utilizzando questi artigiani che da decenni, da centinaia di anni lavorano, si può avere con la massima sicurezza degli interventi timidi, quindi molto poco costosi e che valorizzano non dobbiamo perdere queste cose e vanno coniugate con la tecnologia più avanzata. Per fare questi restauri usiamo i droni, i laser scan, tutte le cose più avanzate, quindi non è un Beh, discorso passatista. intanto Il restauro ha circa 200 anni di storia nel passato, quindi c'è stato molto dibattito, certo. anche pesante negli ultimi 30 anni, 40 anni. Adesso si è un po' sciupito. Però la questione importante è che noi siamo per un restauro conservativo, cioè un restauro che tiene le testimonianze del passato, quindi le stratificazioni sono importanti, non siamo per riportare l'antico splendore come si faceva una volta, cioè adesso noi abbiamo una quantità enorme di chiese che erano barocche e sono diventate romaniche. Adesso Chiaro. invece per noi la storia è importante, quindi la stratificazione della storia è importante. Questo non vuol dire però non poter intervenire dove c'è una lacuna, dove c'è una mancanza, con un linguaggio, È con una cosa contemporaneo, evolutiva, nel senso praticamente. che bisogna tenere il passato, ma non il passato, come diceva Mahler, non dobbiamo tenere le ceneri, ma dobbiamo tenere acceso il fuoco. Quindi va Certo. coniugato con le nostre esigenze. Questo non vuol dire stravolgerlo, bisogna usare la timidezza, ma non vuol dire poi non far niente. Ecco. Certo, è chiaro, è chiaro, È un è discorso. chiaro. Poi l'Italia ha un patrimonio storico-architettonico immenso, semi-abbandonato. Io penso a tutti i borghi dell'interno, insomma, vabbè. Parlando di La storia Pixar, mi sarebbe torna in immensa. mente il meraviglioso film d'animazione Wall-E. Bellissimo, tutti gli umani erano stati trasportati su astronavi nello spazio, vivevano allegramente controllati da tablet, ridotti alla mobilità, tanto che lo scheletro si era atrofizzato. Molto inquietante, ma insomma, bellissimo. Si possono tracciare differenze e similitudini nella diffusione digitale tra E Canada, USA, Francia, sperimentavano e Italia. creavano e disegnavano questi software per portare avanti la rappresentazione del pensiero. Io ci ho visto un cortocircuito straordinario tra creatività, arte, scienza e tecnologia e sono rimasta affascinata. Mi è sembrato che fosse veramente il momento, fosse un momento magico dove alcune avanguardie di fatto stavano E tracciando un loro ho percorso visto nuovo, questo grande ruolo anticipatore. Ma di che cosa? Di qualcosa che diventava, si stava formando, si stava sviluppando non solo della tecnologia, ma anche delle modalità d'uso molto finalizzate a cambiare stili di vita, modalità di comunicazione, dando linguaggi nuovi, permettendo l'interazione, eccetera. E mi è sembrato proprio che fossero gli anticipatori di un futuro che ancora non era molto tracciato.
Quindi mi sono appassionata su questo, proprio per parlare di una passione. E cosa ho fatto? L'altra intuizione è stata quella di guardare cominciato in giro. a spingere per essere invitata un po' in quei festival che tu hai citato, quindi SIGGRAPH, ho fatto parte dell'International Committee, ma anche Imagina che non c'è più, e l'ho frequentata per 25 anni, ed era un grande salotto europeo dove si incontrava tutto il mondo, per capire gli stati di avanzamento delle immagini simulate, del digitale nella comunicazione, nel cinema, gli effetti speciali, la realtà virtuale, tutti questi fenomeni li ho colti proprio grazie a questi straordinari pionieri, sperimentatori creativi, alcuni anche artisti, mi hanno veramente rivelato un mondo in fieri. E io l'ho vissuto proprio, mi ci sono buttata a capofitto. Andando all'estero mi sono accorta che gli Stati Uniti, per rispondere alla tua domanda, erano partiti già ben prima su questa scoperta, su questa diffusione e su questa, diciamo, attenzione a sviluppare anche. Contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi autorevoli interpreti.